Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 saranno non solo uno dei più importanti eventi di livello mondiale, ma anche un'occasione imperdibile di rilancio e di sviluppo dei territori ospitanti, che creerà valore sia nella fase preparatoria sia negli anni successivi. È con questa consapevolezza che dal mese di novembre è nato un tour itinerante dal titolo Territori Olimpici, la Lombardia protagonista, che martedì 14 dicembre, dopo Bormio, Sondrio, Chiavenna e Varenna, è arrivato a Milano, con l'obiettivo di avviare un percorso di lavoro per la costruzione di un palinsesto condiviso di attività da realizzare da qui al 2026. L'inizio di questo tentativo di coinvolgere tutti, io credo che da qui all'inizio delle Olimpiadi, anche a dopo la fine delle Olimpiadi, perché dopo la fine ci saranno una serie di eredità che dovremo sfruttare, ci debba essere un grande colloquio tra le istituzioni, i territori, la nostra fondazione, per cercare di mettere in pratica e di realizzare tutti quelli che sono i progetti che possono portare al maggior coinvolgimento possibile della nostra regione, dei territori della nostra regione. Per Giovanni Malagò, presidente del CONI, la grande scommessa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà quella di avvicinare il più possibile le distanze di Milano con Bormio, Venezia e Cortina a livello infrastrutturale. Siamo a punto che la nave è partita, è salpata, finalmente. E detto questo, parlo sotto il profilo infrastrutturale, serve, questo è il compito ovviamente del pubblico, dello Stato, dei ministeri competenti, in questo caso di Sant'Andrea, l'amministratore dell'agenzia, e anche mettere un buon equipaggio. Sempre sul tema infrastrutture, secondo il vice ministro Alessandro Morelli, grazie alle Olimpiadi, Milano e la Lombardia ne usciranno con un sistema infrastrutturale e trasportistico completamente rinnovato. E cosa rimane dopo le Olimpiadi? Un momento, queste Olimpiadi fondamentali per la promozione del nostro territorio, ma un lascito anche per le future generazioni, perché sostanzialmente in Lombardia cadranno quasi 7 miliardi di investimenti, 6 miliardi e 7 per l'esattezza, ma soprattutto nuove infrastrutture più efficaci, più efficienti e maggiormente tecnologiche, quindi anche più sicure.